vedete, qui c'è raffigurata una piccola arena, c'è uno spaccato di come potevano essere le tende, diamo l'idea di come poteva essere un villaggio. In questo lato ci sono delle tende, di là ci sono delle capanne fatte con canne palustri, per dare un'idea di quale poteva essere l'ambientazione di un popolo che abitava questi territori e che vestiva più o meno in questi modi. Abbiamo una parte dei costumi che vedete sono un po' più, diciamo, non voglio dire più grezzi, ma meno evoluti degli altri, perché questi fanno parte di un periodo storico diverso. I primi, quelli in primo piano dove ci sono le signore, che sono vestite prevalentemente di juta colorata, fanno parte di un'epoca che va indietro a circa 1200 anni, 1300 anni prima di Cristo. Lo spunto l'abbiamo preso visitando il museo palafitticolo di Rovigno. Mentre successivamente dietro abbiamo un'altra epoca, che è l'epoca, diciamo, della romanizzazione, 300 anni prima di Cristo, dove ha preso spunto dal museo di Este, dove ci sono anche lì dei reperti delle... dove ci sono delle testimonianze degli antichi venti. Cosa dire ancora? Quindi facciamo partire il corteo nuziale, adesso i nostri figuranti faranno un giro